sanificazione di strade ed edifici pubblici, ma anche sospensione del pagamento dei servizi che i cittadini non hanno utilizzato, come il trasporto scolastico. Anche i piccoli comuni dell'Oltrepò, come Bagnaria, si sono mossi su più fronti per limitare i danni causati dal coronavirus. A causa del coronavirus, da ormai 2 mesi siamo impegnati per affrontare questa emergenza sanitaria. Fin da subito, come amministrazione comunale, abbiamo cercato di dare delle risposte immediate e concrete a favore della nostra popolazione. È stato istituito il centro operativo comunale con l'ausilio degli amministratori, dei dipendenti comunali e dei volontari della Protezione Civile, che ringrazio per il lavoro svolto. In seguito abbiamo provveduto alla sanificazione delle strade comunali e degli edifici pubblici. Con delibera di giunta abbiamo sospeso la seconda rata del trasporto scolastico a favore dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia di Bagnaria, che comprende anche i comuni di Pontenizza, Val di Nizza e Cecima. Il comune ha anche distribuito mascherine gratuite a tutti i nuclei familiari. La speranza, spiega il sindaco Mattia Franza, è che il virus ci dia una tregua nel periodo estivo. Molte attività della zona lavorano infatti grazie al turismo e una nuova fase di lockdown significherebbe danni gravissimi al nostro tessuto economico. È stata effettuata la distribuzione delle mascherine a tutti i componenti dei nuclei familiari residenti e attraverso il nostro sito istituzionale e i nostri canali social network abbiamo tempestivamente avvisato la popolazione delle continue nuove disposizioni emanate dal governo e dalla regione Lombardia. Mi auguro che con l'inizio dell'estate questo virus rallenti per consentire alle attività commerciali, in particolar modo le nostre dell'Alto Oltrepò, che lavorano anche con il turismo, di poter ripartire dopo questo periodo di crisi economica.